Sabato 27 aprile 2013, Stadio Adriatico, Rodo TV e Federico TV seguiranno la partita in trasferta degli Azzurri a Pescara, tra Pescara e Napoli. Ci dite un pronostico della partita? 0-2. 0-2. 0-2. Chi segna? Piatto Insigne. Insigne per te? Pure secondo me Insigne. 3-1. Chi segna? Triplette di Insigne. Per te? Donatel, doppietta. Gioca Donatel? No, no, è in tribuna con noi, qua sta. Qua deve stare, il suo posto è qui. 3-0, primo tempo ci siamo a casa. Chi segna secondo lei? E Insigne, primo marcatore. Gli altri due? Pandev e e Amici. Inler, Ah, Inler. Inler. Invece secondo lei? No, vinciamo sicuramente perché penso che Napoli sia nettamente più forte del Pescara. Sicuramente. Un pubblico caloroso quest'oggi, ci sono in tanti casi. 10.000 napoletani. Come Sì. sempre. Da dove venite? Frattamaggiore, il paese di Lorenzo Insigne. Quindi siete tifosissimi. Insigne è proprio malato. È un pronostico, spero che sia una vittoria, anche se penso che è una partita molto sottovalutata, nel senso che bisogna stare attenti perché loro faranno la partita della vita sicuramente, anche se sono già retrocessi e quindi dobbiamo stare attenti anche perché potrebbero mancare motivazioni. Un risultato su cui scommettere, secondo te? Spero 2-1 per il Napoli. Chi segna? Segna Hamsik e Pandev. Oh!
ottimo Napoli, ormai è Champions. Ti è piaciuta la partita? Sì, un ottimo Napoli. Migliore in campo? Zemaili. Per il gol? Non solo per il gol. Anche per... Dominato il centrocampo. Allora, siamo contentissimi, il 3-0 era comunque nel nostro pensiero, l'avevamo già pronosticato e sicuramente saremo in ancora e più forti dell'anno prossimo. Il migliore in campo? Senza dubbio Campagnaro. Napoli. Già ce l'aspettavamo, è inutile, il Pescara è una squadretta. Serie B, Serie B, forza Napoli! Sempre! Il migliore in campo per voi? Gemaili! Per me, Gemaili. Allora, dacci un tuo commento alla partita. Un altro passo. Ti è piaciuta come giocatore di Napoli? Sì. Chi è stato il migliore in campo? Gemaili. Il tuo giocatore preferito? Amsic. Bellissimo, è bellissimo, uno spettacolo, guarda. Grande. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo fatto una bella trasferta, abbiamo mangiato, siamo stati bene. Siete partiti stesso oggi? No, siamo partiti ieri sera da Trento. Ah, venite da Trento. Abbiamo visitato Pescara, bellissima cittadina sul mare, molto bene, ci siamo trovati bene. Migliore in campo? Secondo me... Come? Insigne, Bande, Insigne. Un po' tutti, dai, Amsic. Maggio bisognerebbe farlo riposare un po' perché è un po' stanco. Moscio, sì, stanco. Qualcun altro che hai visto sottotono del Napoli? Ma cosa suggerisci? Zuniga, un po' moscio. Zuniga, un po' moscio. Armero è pimpante, bisognerebbe farlo giocare un po' di più perché è troppo forte Armero, è il nostro pupillo. Va bene, allora un Forza Napoli tutti insieme, ci siamo? Forza Napoli, ragazzi! Forza Napoli! Siamo con il tifoso? Giuseppe. Ok, Giuseppe, allora un commento a questa vittoria del Napoli. Ah, è stata una bella partita, ho visto un bel Napoli, io vengo da Trastevere, ho fatto tutti questi chilometri per dare un'occhiata al Napoli. Ah, quindi hai fatto molti chilometri per venire a vedere la partita? Sì, perché ho degli amici che ogni volta mi invitano e quindi sono andato. Sei di Trastevere e tifi Napoli? Beh, non proprio. Ah, in che senso non proprio? Nel senso che a volte tifo anche per il Napoli, per loro. Ah, per gli amici? Esatto. Perché in realtà tu tifi? Per la Lazio. Ah, quindi abbiamo anche un laziale simpatizzante Napoli. Esatto. Chi è stato il migliore in campo secondo te? Beh, ho visto Gemaili abbastanza in palla. Tanti auguri per Carmine. Questa vittoria del Napoli. Tanti auguri da parte di Carmine che è il compleanno per questa vittoria del Napoli. Dici qualcosa. Forza. Chi è il tuo giocatore preferito? Insigne. Forza. Napoli. Sempre? Per sempre. Come ti chiami? Cristian. Allora Cristian, chi è stato il migliore in campo oggi? Per me ho Insigne, ho Van de, anche Hiller, però è stato bravo. Ti è piaciuto il gol di Gemaili? Sì, tantissimo. Lo hai visto bene dalla curva, è andato Direttamente? Ha tirato da lunga distanza, ha fatto un bel tiro. Una vittoria per il Napoli importantissima, un commento a questa partita? È una vittoria meritata, abbiamo giocato molto bene, certo non il primo tempo, però tre punti fondamentali per la Champions. Tifosissimo del Napoli da sempre, scommetto? Sempre. Lo segui dovunque, in casa e fuori casa? Sì, in casa e trasferta, sempre. Commenta la partita? Sono rimasto molto soddisfatto. Per il risultato o per il gioco in campo? No, il risultato. Il gioco, il Napoli poteva giocare meglio. Uomo partita? Peppe Punzo. Peppe Punzo, giocatore? Della San Giorgio a Cremanese.